funzionamento delle istituzioni. Lo devo dire, mi viene da dirlo proprio perché non si può citare sul giornale a nome del presidente della provincia dire che quei quattro cocci non possono. Questo per me è ancora più imbarazzante il silenzio di Bonifazio. Lo devo dire sinceramente. Tu c'eri, però è stato imbarazzante tra maggio e oggi questo silenzio, cioè senza dire nulla. Cioè, no, per chi non conosce, la zona è interessata da scavi archeologici che nel 2008 sono stati fatti in emergenza perché il sito era monitorato dal 2003. Hanno visto che c'era delle arature, avevano aperto delle tombe e la sovrintendenza è intervenuta scavando. Ha trovato presenze dal VI secolo. Per questo hanno detto anche che ce l'hanno portati. Certo, ma qui ci sono anche i nostri paesani che dicono queste cose, non è il primo. Ecco. Presenze dal VI secolo avanti Cristo, perciò etrusco, romano, fino all'età del medievale, fino al XIII secolo. Pieve di San Martino in piano. Ora, non insiste proprio sulla realizzazione dello scavo della Pilt, insomma, ma è adiacente, è di là dalla ferrovia. La strada che hanno trovato, la via Galea, che hanno trovato, sale fino alla attraversa tutta l'area e sale fino a Tondicale e saliva poi fino a Montepescali. Ora, quest'area archeologica non è niente, per l'amor del cielo, ma pretendete che io voglia sapere, come cittadino di Braccagna, che cosa c'è lì sotto e che cosa veramente, qual è la storia del nostro paese? Si può riscrivere una storia diversa nella nostra comunità, e questo io lo pretendo come cittadino. Poi un'altra cosa che voglio dire, oggi ho letto un bellissimo articolo di Carlin Petrin su Repubblica, basta, stop al consumo del territorio, finalmente. Qui non se ne vuole più, cioè non è dire spostiamolo da qui a lì o da qua a là, basta, non se ne vuole più, ce lo dice una signora che viene da Milano, ce lo dice la gente che sceglie questo posto, questo territorio, perché finalmente è vivibile, ma non perché si resta nel recinto, Canuti, perché dobbiamo salvare il salvato. Esatto, è questo fondamentale, signori, per me è questo fondamentale. Grazie a Edo Galli. Ecco.